va bene. E allora possiamo riprendere l'esame. Ciancimino già sa che è informato, che ha sempre la facoltà ovviamente di non rispondere. Mi pare che voglia continuare nell'esame. Assolutamente sì. E grazie. Quindi possiamo dare la parola al pubblico ministero per procedere. Buongiorno, signor Ciancimino. Buongiorno, procuratore. Buongiorno. Senta, alla scorsa udienza le ultime sue risposte hanno riguardato quella che fu la reazione di suo padre e quello che fu il commento di suo padre alla lettura di quel documento che constava di 12 punti che abbiamo riletto in aula. Io vorrei che lei ripartisse da qui i commenti di suo padre e vorrei che ci riferisse, se ne è a conoscenza, cosa accadde successivamente, in particolare se suo padre ebbe occasione di commentare il contenuto di questo documento e di queste richieste con Bernardo Provenzano e se il Provenzano a proposito disse qualcosa, chiese qualcos'altro. Allora, innanzitutto preciso appunto, il papello faceva seguito a quelle che erano le richieste che inizialmente nell'incontro del capitano Mori e il capitano De Donno mio padre aveva rappresentato sia quando il Provenzano era venuto a Roma e sia nella sua visita a Palermo di metà giugno. Ovviamente, Presidente, questo per intenderci, era chiaro come parlando del mio padre nel 2000 quello... Scusi, questo non mi è chiaro questo passaggio, se può ripetere, perché mi pare che l'incontro di cui lei già ci ha riferito tra suo padre e Provenzano sia antecedente alla... quando lei ha ritirato poi da... Sì, no, questo per fare capire che c'erano delle richieste che mio padre aveva fatto, che ovviamente, Presidente, queste richieste non potevano limitarsi a quelle che erano le parole che mi aveva detto il capitano De Donno. Il capitano De Donno mi aveva detto che in cambio di un comportamento avrebbero trattato bene i familiari dei superlatitanti, gli stessi si sarebbero dovuti consegnare e in più che ci sarebbe stato un atteggiamento di aiuto, un contributo di aiuto per quello che erano le pendenze giudiziarie di mio padre. Ovviamente, Presidente, mio padre, quando già ci fu questo commento, ovviamente capite bene che questo non era il reale contenuto delle offerte. Poi parlarono mio padre e Mori, saranno state state sicuramente altre, perché era... ci scherzavamo pure con mio padre, nel senso dice io vado da Provenzano e da Rina e io vado a dire tratteremo bene le vostre famiglie, voi in cambio vi consegnate. Uno mi diceva mio padre, non capisco perché si debbano trattare male le famiglie delle persone che si arrestano, su quali basi e su quali presupposti di legge io non arresto due persone o l'arresto e tratto male le famiglie. Dice, le famiglie se hanno fatto qualche cosa sono al di fuori di questo discorso, dice, per cui è rappresentabile come proposta. Ovviamente quando parlarono il colonnello Mori e il colonnello De Donno le proposte furono altre. A queste proposte ovviamente arrivò quello che erano le controfferte. Io per far capire alle Presidente, che non conosce gli atti, che il papello sono le controfferte fatte da Rina ai carabinieri e alle istituzioni tramite mio padre, insomma. Non è che sono le prime offerte perché il contatto è avvenuto tra i carabinieri e mio padre. Sono i carabinieri che cercano un canale proprietario nei confronti di Rina, non è Rina che cerca un contatto con lo Stato. Rina ha i suoi segnali di manda chiari e anche alla sua lista lunga di omicidi, Vizzini, Mannino, c'ha il suo programma, appena fatto la strage di Capaci. Quando il colonnello viene a casa e dice a mio padre siamo un paese, siamo arrivati a muro contro muro, siamo in ginocchio, dobbiamo trovare questo canale proprietario, ovviamente la richiesta di consegnarsi per trattare bene i familiari era impensabile. Saranno state altre richieste che sono state dette a voce da mio padre a Provenzano nell'occasione della sua visita a Palermo il 17 giugno, nella sua visita già che era stata programmata per la visita medica a Roma. Quelle che mi giungono da Palermo sono quindi le controproposte, quelle che volgarmente viene chiamato come papello, sono le controproposte inaccettabili, secondo mio padre, che giungono per mano di Sinà attraverso me che le porto a Roma e che mio padre intende, cioè, dice che non si può neanche prendere in esame una simile lista di richieste. E questo lo aveva già detto, sì. Ora ha specificato... opportunamente quello che aveva già detto. Il Presidente che non conosce. No, no, ma l'aveva già detto, cioè che le proposte che provengono da Rina seguono a quelle che erano stati i colloqui di suo padre con attraverso Cinà con Rina per trasmettere delle richieste, diciamo, dello Stato alla mafia. Perfetto, ovviamente, dice, che non erano di consegnarsi spontaneamente. Ora, Rina risponde in questo modo, la proposta di Rina in realtà è successiva a quelle che sono state. Esatto. Bene, ora torniamo al momento in cui questo documento arriva a suo padre. Lei l'altra volta aveva detto che suo padre aveva coloritamente definito il soggetto che aveva fatto queste proposte, aveva parlato di proposte inaccettabili. A questo punto, per quello che lei sa,
C'è una interlocuzione tra suo padre e Bernardo Provenzano per capire se tagliare definitivamente questo canale con Riina, se proseguire in qualche altro modo? C'è un'interlocuzione sia con i carabinieri che con le istituzioni, con i soggetti legati al signor Franco, e c'è un incontro che avviene a Palermo direttamente, mi scusi Presidente, c'è un incontro che avviene a Palermo direttamente tra il mio padre e il Provenzano. Questo incontro si svolge, mi ricordo bene, perché c'era stato oggetto di discussioni sulla data per questioni scaramantiche, si svolge il 16 giugno, in quanto era stato fissato il 17, e poi per motivi, perché tutti e due i personaggi erano molto scaramantici, lo fissano per il 16 giugno, dove andiamo a Palermo e dove mio padre, accompagno io mio padre, e mio padre viene organizzato, mi viene riferito che l'incontro avverrà presso gli uffici di una finanziaria che si trovava esattamente a Piazza Unità d'Italia. Perché a Piazza Unità d'Italia, Presidente? Che era un luogo un po' fuori, mi scusi, che era un po' un luogo che di solito non era stato usato, in quanto nel 17 giugno mio fratello Giovanni, che abitava nello stesso, sempre a Piazza Unità d'Italia, si era trasferito nella villa di Mondello, e nello stesso c'era un ufficio di cui Provenzano poteva disporre tranquillamente attraverso un amico imprenditore. Questo incontro, mi ricordo bene che io da casa mio fratello, che abitava al sesto piano, sono sceso a pian terreno quando sono stato avvisato che era arrivato il Provenzano, che ha accompagnato mio padre. Un incontro che è durato circa 2 ore e mezza. Allora, poi ci torneremo anche attraverso l'esibizione, credo, di alcuni documenti. Intanto, per cortesia, visto che ha affrontato il discorso, ci dica chi era questo amico imprenditore che mise a disposizione questi locali per l'incontro tanto tra suo padre e Bernardo Provenzano. L'imprenditore amico sia di mio padre che di Provenzano si chiamava, credo che è deceduto da poco, Mario Niceta. È un imprenditore che si occupava di abbigliamento, ma che si occupava anche di edilizia e attività imprenditoriali, per i quali anche mio padre si è dovuto muovere, in quanto lo stesso ha fatto un'operazione immobiliare speculativa e c'erano stati poi degli attriti tra proprio la famiglia di Provenzano e la famiglia di Trapanese, e mio padre ha dovuto intervenire in tal fine. Soltanto per cenno, qual era questa operazione speculativa nel Trapanese? L'operazione speculativa nel Trapanese, Presidente, era l'acquisto da parte dell'ingegnere Parisi, molto amico di mio padre, anche avevo un ottimo rapporto io, dello stagnone di Marsala. Questo stagnone, in un momento di crisi economica del gruppo Niceta nel campo dell'abbigliamento, del vestiario, prego Presidente, c'era stata un'intestazione fittizia, una vendita che poi doveva essere di fatto riconsegnata allo stesso Niceta appena passava le burrasche per incappare in sequestri del banche, in vincoli e cose varie, ed era stata operata dall'ingegnere Roberto Parisi. Al momento dello svincolo, del rispettare gli accordi di ritornare questo stagnone, c'è stato un rifiuto, una richiesta un po' esagerata da parte del Parisi. Questo mi ricordo che prima che mio padre venisse arrestato nel 1984 comportò parecchie riunioni, perché la credine dei trapanesi, anche dello stesso Riina nei confronti del Parisi era alta. Difatti mio padre, faccio un piccolo inciso, ci rimase un po' male quando subito dopo la carcerazione l'ingegner Parisi venne freddato da esponenti di Cosa Nostra. Sentiva un po' in colpa quasi perché non l'aveva potuto tutelare. Stiamo parlando di quell'ingegnere Parisi che fu anche presidente della Palermo Calcio? Sì, soprattutto mio padre non lo conosceva per il presidente del calcio, ma veniva sempre a casa mia, in quanto lo stesso rappresentava una delle tre imprese che di fatto davano un flusso continuo a quello che era l'organizzazione politica, l'organizzazione anche Cosa Nostra. Mi riferisco alle ditte che facevano le manutenzioni, manutenzione dei porti, manutenzione della strada e manutenzione della luce. In quel periodo l'ingegner Parisi si occupava con la ICEM della manutenzione di tutta l'illuminazione pubblica di Palermo. Va bene, abbiamo fatto questa digressione perché su mia richiesta lei ha specificato chi era l'imprenditore che mise a disposizione i locali della parabancaria. Che cosa viene stabilito o che cosa riguarda l'incontro tra suo padre e Provenzano il 16 o 17 giugno del 92? E ci specifichi sempre quello che lei eventualmente ha saputo allora e quello che eventualmente ha saputo, ha approfondito eventualmente nel famoso periodo 99-2002. Quando i suoi rapporti con suo padre diventano ancora più strettamente confidenziali. Mio padre, per conoscenza diretta... Mi scusi perché questa è una mia esigenza. Dottor. Lei quel giorno è presente presso Piazza Unità d'Italia quando suo padre... Assolutamente sì, avevo poc'anzi detto al Presidente che si era sfruttato quel luogo perché c'era proprio la casa di mio fratello Giovanni, libera al settimo piano. Era un giorno
Mi ricordo pure che era stato scelto un giorno esattamente perché in quella piazza si svolgeva un mercato, per cui c'era molta confusione, c'era molta gente, era il mercoledì, credo, però non vorrei sbagliarmi con le date su altri incontri là, ma credo che sia stato scelto proprio quel giorno perché c'era un mercato da quelle zone, per cui sarebbe stato più facile smistare, insomma, e non destare attenzioni, diciamo, da parte delle forze dell'ordine o da parte di altre persone. Io mi ricordo che abbiamo aspettato, come era stata istruzione, che mi citofonassero che il Provenzano fosse arrivato, mi suonassero a casa di mio fratello, così ho accompagnato mio padre fino a giù, ho salutato il Provenzano e poi ho aspettato che mio padre risalisse a casa di mio fratello Giovanni. Poi sono uscito il Provenzano e dopo mio padre, mi ricordo, si mise a vedere un po' di televisione e poi ce ne siamo andati noi. È durato 2 ore e mezza. Mio padre, quindi lì, in quel momento, sale a casa ed è molto adirato, in quanto lo stesso Provenzano lo invita, nonostante i precedenti malumori di mio padre, che con questo soggetto sin dall'inizio non bisognava parlare, lo invita a cercare da quel papello di trarne qualcosa di utile e di discutibile, di sottoporglielo poi a Provenzano, e che lui stesso si sarebbe adoperato per convincere Irina a cercare una via morbida per attenuare questo fenomeno stragista e non dar seguito all'elenco di quegli omicidi che già lui aveva programmato. Quindi forse sono io che continuo a non capire. Dalla ricostruzione che mi pare che lei abbia fatto la settimana scorsa, questo papello lei materialmente lo ritira il 29 giugno, Facina. Sì. Ci ha detto così? Sì. Ora lei ci sta parlando del papello, il 16 giugno. No, 17 luglio, mi ha detto il Presidente. Ah, luglio, ma poco fa lei, allora abbiamo annotato, lei ha parlato di giugno. Vabbè, giugno, quindi allora 17 luglio. Sono due, 16 e 17. Uno, allora, visita i palestri. Parliamo di questo incontro. Questo perché è importante. Questo incontro a Piazza Unità d'Italia di cui quando lei... avviene? Quando avviene? Avviene il 16 o il 17 luglio? Ah, luglio, perché poco fa mi pare che abbia detto invece giugno. Almeno. Giugno ce n'è una a Palermo. Se non ho scritto male io. No, giugno ce n'è una a Palermo, Presidente, sempre con Provenzano. Anche il 17 giugno c'è un incontro a Palermo. Questo è di cui lei sta parlando, Piazza Unità d'Italia. È quello di cui mi ha fatto riferimento presso gli uffici della parabancaria. Ho necessità io di capire. Certo. Quindi stiamo parlando allora adesso del 17 luglio. Luglio. Va bene. O 16 o 17. Questo basta guardare il calendario sul giorno, io non è che mi ricordo. Sì, comunque effettivamente in uno dei passaggi era sfuggito giugno, quindi. Ma questo incontro, quindi questo alla parabancaria avviene il 16 o 17 luglio? Assolutamente sì. E questo è quindi successivo alla consegna del papello da parte mia nelle mani. Quando suo padre risale a casa di suo fratello Giovanni. Quindi per inciso è già evidente che non poteva trattarsi di un mercoledì. Per là lo sappiamo per certo, visto che il 19 luglio era domenica, purtroppo è una data che non possiamo dimenticare, quindi possiamo certamente escludere che si trattasse di un mercoledì. Io non mi ricordo, Presidente, non tutti i giorni proprio. Solo per completezza. Prego. Suo padre quando risale fa qualche commento su questo? Sì, è molto adirato in quanto gli viene chiesto di andare avanti in quella che era la discussione aperta con Rina, che non bisognava interromperla, perché la volontà di mio padre era proprio di interromperla completamente, come aveva sempre detto, con questo personaggio non si ci può discutere, e invece viene invitato a lavorare su quello che erano le richieste, trarne qualcosa di fattibile e presentabile ai carabinieri e agli altri, per poi cercare di continuare questo dialogo. Viene invitato a lavorare sulle richieste. In questo momento glielo dice suo padre? Sì, no, questo non lo dice dopo. Mio padre è molto adirato perché viene invitato ad andare avanti a parlare sia con il Rina, col soggetto Rina. Ok. Senta, con l'autorizzazione del Presidente le voglio mostrare un documento che è depositato già, è prodotto. Se ci indica qual è, così anche le difese possono... Sì, è prodotto all'udienza del 26 settembre del 2013. Al fascicolo del dibattimento acquisito. Ci dice il numero del documento, così? Io sono in grado di esibirlo sia alle difese, il numero adesso... Ah, va bene, se nell'elenco lo verifichiamo allora poi. Allora, è un documento, se volete posso, ho una copia anche per le difese. Intanto lo indichi e poi così le difese... Si apre, è un manoscritto che si apre con allegato per mio libro. Va bene, quindi dovrebbe essere il 3B allora, immagino, che era quello di seguito al... Purtroppo ne ho solo 3 copie, una la volevo esibire. Sì, sì, il 3B, sì. Confermiamo che è il 3B. Il 3A era quello che abbiamo acquisito la volta scorsa, il 3B, quindi dell'elenco a suo tempo depositato. Posso? Possiamo, sì, possiamo nel frattempo. Allora, innanzitutto partiamo dalle domande più spicciole che riguardano la grafia di colui o coloro i quali hanno manoscritto questo documento. Allegato per mio libro. È scritto con grafia che lei riconosce? Sì, mi sembra la mia grafia, quella legata al mio libro è mia. A differenza di mio padre,
avevo precedentemente detto, non avevo questo tipo di accortezza di mettere i memo, come pensavo che non dovessero servire chissà per che cosa, scrivo direttamente sopra. Per cui la prima frase è mia, è scritta da me. Era da un allegato di quelli che dovevano ricostruire in quel memoriale tutta la fase, diciamo, da me vissuta della trattativa. Si legge sotto, vuole leggere? Sì. Mancino Rognoni, ministro guardasigilli, abolizioni 416 bis, Strasburgo, maxi processo, sud, partito, riforma giustizia all'americana, riforma giustizia all'americana, sistema elettivo con persone superiori, sistema elettivo con, ho difficoltà oggi, mi creda, con la vista, con la labirintite, ho serie difficoltà, superiori a 50 anni, indipendentemente dal titolo di studio, esempio Leonardo Sciascia, abolizione carcere preventivo e in flagranza di reato. Se non in flagranza di reato. Sì, ho difficoltà con la vintita di reato. In questo caso sì, rito direttissimo, abolizione, monopolio tabacchi, controllo stupefacenti in tutti i suoi aspetti, prostituzione. Allora, di chi è questa? Questo è stato vergato a mano personalmente da mio padre. Senta. Mi scuso Presidente nella lettura, ma non ci sono problemi. Proprio la labirintite, la cosa più fastidiosa che dà è proprio nel legge. Questo documento, lei quando lo vede? Tra il 99 e il 2002, nel 2000, quando iniziamo a mettere da parte la documentazione e cominciare a lavorare su quello che era il suo memoriale. Suo padre le spiega qualcosa intanto sull'essenza di questo documento, cos'è un appunto, cos'è una richiesta da trasmettere o trasmessa ad altri, cos'è questo documento, questo manoscritto? Mio padre era solito, quando doveva avere incontri, appuntarsi quelli che erano gli argomenti principali con i quali doveva parlare poi con i suoi interlocutori. Questo manoscritto era una serie di appunti che lui aveva studiato, ha visto come fattibili, come anche, diciamo, perseguibili con un dialogo con le istituzioni, che doveva accompagnare mio padre a portarsi in seguito a una visita che sarebbe dovuta avvenire, mi scusi, il 22 e il 23 luglio a Palermo, una visita che poi per motivi, diciamo, ovviamente noti non si è fatta. Questo era un suo documento che lui sempre aveva, qualsiasi politico incontrava, qualsiasi cosa, aveva questo block notice dove poi aveva gli argomenti che doveva trattare. Questo, diciamo, non doveva essere consegnato a nessuno, questo faceva parte di quello che era il suo memorandum da portarsi dietro per l'incontro che era stato programmato con il Provenzano. Questo incontro programmato per il 22-23 luglio era con Provenzano, per quello sì, che le spiegò suo padre? Sì. Quindi credo che a supporto ci sia qualche altro documento che sì, io non ho tutto. Intanto ci dica una cosa. Quindi, da quello che lei ha detto ora, queste annotazioni sono frutto di una elaborazione fatta da suo padre successivamente alla richiesta di Provenzano di continuare ad andare avanti nel dialogo, cercando di, diciamo, sì, trovare dei contenuti diversi rispetto... Quello che volgarmente poi appelliamo come contropapello, la controrichieste su cui, secondo mio padre, le uniche su cui si può installare un dialogo, perché le altre erano totalmente inaccettabili. Vi devo spiegare punto per punto oppure... Aspetti. Se ne ricordo. Quindi, da quello che ci sta dicendo, siamo ancora in una fase, diciamo, antecedente o comunque coincidente poi con la strage di Via D'Amelio. Cioè, questi sono degli appunti di suo padre in vista di un incontro che si sarebbe dovuto tenere poi il 22 o 23 con Provenzano. Assolutamente sì. Successiva al 16 luglio e in vista dell'incontro di Provenzano. Sì. Quindi, ho capito. Senta, andiamo appunto, se lei è in grado, al significato, se suo padre glielo ha spiegato, di alcune annotazioni. In particolare partiamo dalla prima, Mancino Rognoni. Mancino e Rognoni erano i soggetti che erano stati indicati sia tramite il signor Franco e sia anche dai carabinieri come coloro che avrebbero potuto garantire quel minimo di fattibilità a eventuali richieste avanzate dal RINA per mettere fine alla sua, diciamo, ondata stragista, ondata di omicidi che già era in corso. Può essere più preciso sul punto? Che significa, se suo padre glielo specificò, erano i soggetti che avrebbero potuto garantire... Che erano a conoscenza di questo dialogo intercorso tra i carabinieri e mio padre. Preciso che nello stesso mio padre mi specificò che non stimava né il ministro Mancino né il ministro Rognoni, in quanto non li faceva così
politicamente strutturati da poter realmente poter garantire un cambio di passo, un cambio anche di sistema legislativo nei confronti della lotta al crimine organizzato. Fin da allora mio padre mi disse che cercava di far presente che secondo lui uno dei soggetti con cui bisognava veicolare questo tipo di dialogo era l'onorevole Violante, in quanto mio padre in quel periodo considerava l'onorevole Violante, essendo un ex magistrato e di fatto non so se già era presidente della commissione antimafia, comunque a prescindere il titolo proprio, lui lo vedeva come un'anima nera di tutto quello che era l'intreccio politica-magistratura, quello che gestiva un po' il potere all'interno di quest'ala, e l'unico che avesse le capacità per poter presentare, poter avallare qualche richiesta in tal fine. Senta, lei riesce a indicare la data nella quale il signor Franco e i carabinieri, l'ho già detto alla scorsa udienza, dissero che questi due esponenti politici erano comunque informati di questo contatto tra i carabinieri stessi e Vito Ciancimino? Sicuramente prima che mio padre, da subito, sicuramente prima che mio padre scendesse a Palermo quel famoso 17 giugno per parlare personalmente col Provenzano, in quanto, come avevo già detto, sia le proposte iniziali fatte, sia il fatto che i due carabinieri, per quanto valorosi e per quanto erano, diciamo, molto abili, non potevano avere quelle coperture tali da poter garantire innanzitutto all'interno della Procura di Palermo, dove lo stesso mio padre, di fatto, come avevo rappresentato nelle precedenti udienze, attraverso il dottor Giammanco aveva più canali diretti tramite Mario d'Acquisto, e il secondo perché non li faceva così da poter ovviamente poi in un'altra fase che non era palermitana poter dialogare per conto dello Stato, per cui mio padre fondamentalmente voleva sapere quali erano le coperture, visto che si parlava di proposte che avrebbero anche dovuto coinvolgere tutta l'azione parlamentare per attenuare certe misure o per cambiarle o per cercare di ammorbidire certe situazioni, certe leggi che di fatto penalizzavano molto Cosa Nostra, per cui era chiaro che questi due soli carabinieri, anche con l'appoggio della vecchia conoscenza di mio padre come Subrani, non avrebbero mai potuto andare avanti. Mio padre, prima di andare avanti, si sincera che realmente c'è una copertura a livello istituzionale. Quando viene a conoscenza, sia da parte dei carabinieri, sia da parte delle istituzioni, che questo tentativo, perché parliamo sempre di tentativo, di dialogo con il RINA, è avallato da uomini delle istituzioni. Senta, è un fatto, diciamo, acquisito in questo processo. Io ho fatto questa domanda e lei ha risposto indicando certamente una data antecedente a metà giugno. E, diciamo, è un dato a parte notorio, ma anche acquisito in questo processo, che in quel momento l'uomo politico Rognoni fosse ministro della difesa, ma l'uomo politico Mancino ancora, diciamo, a metà giugno era, credo, presidente del gruppo parlamentare, non mi ricordo se alla Camera o al Senato, della DC, ma poi si ebbe ad insediare come ministro dell'interno il 1 luglio. Perché le dico questo a premessa di una domanda: siete mai tornati con suo padre? Suo padre le ha mai detto perché a giugno erano stati indicati Mancino e Rognoni? Cioè, Mancino in quel momento non era ministro dell'interno. Perché già sapevano, perché un dialogo con Scotti, con cui mio padre aveva avuto dei rapporti indiretti anche tramite la segretaria, era completamente inaccettabile. Mio padre era stato informato che sarebbe andato a sostituire il ministro Scotti al ministero degli interni. Questo quando glielo dice suo padre? Era a fine giugno. Senta, poi si legge sempre con grafia di suo padre, almeno intanto. Quindi, scusi, di questo ne avete parlato già nel 92 o nel 99? No, nel 99. Nel 99 le dice suo padre le dice che io sapevo già che a fine giugno. Sì, 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 sì. Cioè suo padre sapeva da... Sì, sì, perché proprio Mancino in quel momento che non so che non aveva neanche ruoli. Perché cercavo io di capire, tutto questo avviene nel momento in cui, Presidente, questa documentazione viene mostrata. Io questo documento non lo vedo, non ho contezza di quanto c'è scritto prima del 2000, quando mio padre incominciava a fare una selezione anche cronologica di quella che deve essere gli allegati. Infatti c'è scritto allegato libro e vengono numerati per quello che doveva essere il racconto, per cui io nell'immensità di questi documenti cerco di trarne quelli utili per poter anche non solo
scrivere il racconto che avevo vissuto direttamente, per cui, e che nessuno avrebbe potuto mettere in dubbio, perché dico sempre, sfido chiunque a confrontarsi con me in quelle che sono le date, le andature da Riina, Provenzano, Cinà, Carabinieri, sono qui a loro disposizione per quello che è la mia conoscenza diretta di quella che è la trattativa che io purtroppo ho iniziato e ho convinto mio padre a fare, anche se per me erano quei fini, diciamo, nobili. Questa fa parte di un racconto che ovviamente dove io non ho contezza diretta, per cui era giusto che quello che mi raccontava mio padre fosse anche avallato da un materiale cartaceo scritto da lui che rappresentava la versione di come erano andati i fatti. Specialmente questo libro poi doveva essere a futura memoria, come diceva mio padre. Senta, a proposito delle indicazioni, volevo sapere se lei ha discusso con suo padre, sempre specifici, eventualmente quando. Su questo documento facciamo una premessa, ne ho discusso sempre dopo la scarcerazione del 99. Sì. E altri documenti ovviamente che mi mostrerete che teneva mio padre. Se ha discusso in particolare sull'affermazione, sulla annotazione Strasburgo maxi processo. Sì, ha discusso su questo in quanto ne aveva ai punti del papello, c'era l'annullamento del maxi processo. Secondo quelle che erano state, lui si era sincerato con degli avvocati penalisti, il professor Campo e il professor Siracusano, quali potevano essere i margini per un eventuale ricorso a Strasburgo. Secondo gli stessi, visto che il reato associativo del 416 bis, specialmente in quella che era nelle loro esecuzioni, c'erano anche delle applicazioni che erano antecedenti, diceva, mi ricordo mio padre, diciamo, il valore retroattivo che alla stessa legge era stato dato per certi episodi nel momento di eseguire gli ordini di cattura e anche la prospettazione stessa del reato associativo a sé, senza nessuna finalizzazione, potrebbe avere margini, con un buon avvocato, margini di discussioni e di ricorsi presso sicuramente il Tribunale di Strasburgo. Ovviamente non poteva essere mai presa in esame quella dell'annullamento della sentenza, così, insomma, era impossibile, neanche un dittatore poteva dare seguito a quella che era la richiesta iniziale del Riina. E invece suo padre le ha mai spiegato il riferimento specifico dell'annotazione sud partito? Sì, mio padre mi spiegò come allora, il problema della trattativa, del dialogo avanzato attraverso uomini delle istituzioni a Vito Ciancimino costituisse qualcosa di ben più ampio e molto più ad ampio raggio, e di questo ne parliamo anche in varie occasioni. Mi spiega come in quel momento mi dice: non ti scordare che quello che sta accadendo, che è accaduto, mi perdoni Presidente nell'uso dei verbi, che è accaduto nel 1992 non riguarda solo la strage Falcone, la strage Borsellino, omicidio Salvo, c'è di seguito uno disgregamento di quello che è il famoso pentapartito, un pentapartito che di fatto non è stato garante solo per Riina o Provenzano per fare i loro affari, ma che di fatto è stato il garante di un grande sistema che anche mio padre conosceva bene, perché ne faceva parte, imprenditoriale, politico, affaristico. Questo grande sistema nel 92, con la coincidenza delle stragi e delle inchieste di Di Pietro, viene a crollare, per cui gli si prospetta a Provenzano, con la forza e con la penetrazione politica che hanno anche nel territorio, di poter ricostruire quello che era un grande partito per poter dialogare. Fondamentalmente con l'uccisione di Lima vengono, come diceva mio padre, la mafia viene a rinegoziare dei vecchi accordi che già erano stati presi a suo tempo. Infatti mio padre dice, non era una trattativa, una rinegoziazione. Fondamentalmente chi doveva mantenere delle promesse non le ha mantenute, il sistema che ha garantito tutti sta crollando in tutta Italia. Da lì c'era la prospettiva di trovare un nuovo soggetto politico da far nascere, da aiutare tutti a mettersi insieme, che avrebbe di fatto poi nel tempo, pian piano, ovviamente con quelle che potevano essere anche le azioni criminali che aveva fatto Cosa Nostra, mettere in piedi qualche legge a favore, o quantomeno levare delle leggi che erano fortemente limitative nei confronti dell'associazione Cosa Nostra. Per cui dice mio padre, non basta soltanto questo, cioè bisogna anche capire in questo momento cosa fare. Ci sono state le elezioni, Presidente, nell'aprile del 92, che già avevano dato i primi segnali di grande caduta di questi partiti. C'era una Lega che andava avanti, una rete del Orlando che incominciava a nascere. Per cui mi spiega mio padre che anche per volontà terze che giungono a lui c'era l'esigenza di
creare questo, siccome viene rattratto da questo sistema di potere politico controllo, per cui mette nel piatto delle controfferte anche quella di poter partecipare alla costruzione di un nuovo partito, una nuova democrazia cristiana. Senta, ma qua si fa riferimento sud partito. Sì, perché ovviamente... Le faccio una domanda specifica. In quel periodo, e comunque fino alla carcerazione di suo padre del 18-19 dicembre del 92, per quello che lei ha saputo allora o eventualmente anche successivamente, suo padre in qualche modo aderì, venne compulsato, ebbe contatti con altri in funzione della creazione di un partito meridionalista, di una Lega Sud sostanzialmente? Sì, ebbe diversi contatti, per quello che era appunto il potere politico, le conoscenze politiche, l'esperienza. Mio padre faceva un po' da consulente per quelle che erano le varie iniziative che gli proponevano. Di contatti diretti mi ricordo uno con Licio Gelli, che avvenne in località Cortina d'Ampezzo, e uno, siamo andati a un congresso proprio della Lega del Sud a Roma. Esattamente all'hotel in via Aurelia, ora non mi ricordo dove siamo andati, l'ho accompagnato io, non mi ricordo esattamente il nome dell'albergo, però che c'era un congresso proprio di questa Lega meridionalista, non so come si chiama, poi c'erano state tante anche... E questi in che periodi? I due avvenimenti, l'incontro con Licio Gelli e questa partecipazione a questo... 92. 92 quando? Rispetto alle vicende di cui stiamo parlando? È il periodo sempre estivo, ma non riesco a collocarmi le date oggi... Non sono freschissimo. Senta, andiamo al momento. Credo che posso essere confortato da documentazione di mio padre, da punti scritti, perché in merito. Le volevo chiedere, finora abbiamo esaminato quello che è accaduto, diciamo, prima della strage di Via D'Amelio. Intanto le volevo chiedere se si ricorda qualche particolare reazione, qualche particolare commento di suo padre Vito Ciancimino al momento in cui apprendete di quello che era successo in Via D'Amelio, cioè dell'uccisione del dottor Borsellino e degli agenti della sua scorta. Sì, io non me lo posso ascoltare quel giorno perché mi trovavo, stavo tornando al mare, mio padre mi chiamò urgentemente a casa, che era andato a Fregene, di rientrare, avevo appreso la notizia, e appena giunto a casa, proprio guardando le immagini che ormai tutti i telegiornali davano, disse a me, inizialmente proprio disse la colpa è tua, ho detto la colpa è mia, ho detto che c'entro io, ho detto, dice la colpa è tua, mia, nostra, che abbiamo alimentato questo tipo di situazione. Come pensavo, dice, quel pazzo adesso tenta di rilanciare, vedendo che lo Stato si va a presentare dopo la strage di Falcone, gli dice abilmente da giocatore di poker e da chi ovviamente gli suggerisce la strategia, è chiaro che questo è il momento di rilanciare. Se avessimo adottato quelle che erano le mie prudenze e i miei consigli di eliminare subito Rina da questa discussione e far prendere subito il potere a Provenzano, forse la strage Borsellino si sarebbe potuto evitare, o forse sarebbe stata... Far prendere subito Provenzano. Mio padre sin dall'inizio disse che non si poteva, credo di averlo detto lo scorso udienza, non si poteva dialogare con questo soggetto, perché era un soggetto veramente con cui mio padre aveva difficoltà a discutere. Era un animale allo stato puro, qui dice, come pensate sì, che io posso... L'ha già detto, questa persona con cui non si poteva discutere era Salvatore Rina. Quindi diceva mio padre fin da subito aveva l'intenzione di far prendere chi? Di far prendere Rina, di far catturare Rina, dice lo dobbiamo levare di mezzo, dice se volete realmente che questo venga meno, specialmente adesso c'è un altro, mi dice il Provenzano che lo sta manovrando, il solito pupazzo manovrato con promesse che soltanto un mentecatto può pensare di... essere realizzabili, come le promesse dice che gli è stata fatta da Lima di annullare il maxi processo e cose varie. Questo dice fondamentalmente non ha cognizione di cosa è nulla della vita normale, cioè non guarda più lontano delle sue scarpe. Non torniamo indietro a quello che ha già detto. Quindi suo padre al momento in cui apprendete della strage di Via D'Amelio dice la colpa è tua, la colpa è nostra. La colpa è mia. La colpa è nostra. Perché, lo voglio ripetere, quello che fu il commento al 19 luglio del 92 da parte di suo padre? Perché con Rina non si parla. L'ho imparato, dice, lo conosco da ragazzino, da quando giocava con Luciano Liggio, da quando giocavano a Calleone i due ragazzi provenzani. Con Rina non puoi dialogare, è una persona con cui non rispetta i patti, non rispetta gli accordi, è un traditore, è il peggio dei peggio. Se c'è questo qualcuno che in questo momento gli ha promesso di attuare queste cose, non glielo potrà levare mai nessuno alla testa. L'unica maniera per fermarlo è levarlo di mezzo. Poi fu sollecitato, come ho detto, invece, ad andare avanti per la strada di Rina. Senta, dopo la strage di Via D'Amelio,
lei è testimone di altri, testimone nel senso di avere notato che si incontravano i soggetti di altri incontri tra suo padre e i carabinieri Mori e De Donno? Quando, se riprendono, quando riprendono? Allora, dopo la strage di... io mi ricordo che sono andato, dopo la strage di Rina, mi ricordo di un incontro... Dopo la strage di Via D'Amelio, mi ricordo che sono andato a Palermo per annullare un appuntamento col Provenzano che era già stato preso per il 22, il 20, per non so quando, era stato già fissato. E poi io mi allontano per vacanze, cosa vale, mi vivo un periodo di vacanza, non so che tipo di incontri ha mio padre, solo che ad agosto mi chiama e mi dice di ricontattare il capitano De Donno, fine agosto. Fine agosto, può essere un po' più preciso? Intorno, ero tornato tra il 25 e il 30. Perché lei, quando è stato sentito il 2 febbraio del 2010 nel processo Mori-Bobbino, alla domanda quando riprendono gli incontri tra suo padre e i carabinieri e come viene organizzato questo nuovo ulteriore incontro successivo alla strage di Via D'Amelio, pagina 8, lei ha testualmente risposto: stavo dicendo al rientro a quello che era stato un periodo minimo di vacanze in agosto, intorno al 20 e al 22 agosto mio padre mi dice di riprendere il contatto con i carabinieri, per cui telefono al capitano De Donno e ne chiedo un nuovo appuntamento tra il capitano e il colonnello Mori. Comunque forse l'incontro avviene nel nostro appartamento di Roma intorno a fine agosto, credo il 25-26. Quindi, le date esatte non faccio... Però lei viene chiamato intorno al 20 e il 25-26 sì. Ricorda di un altro incontro. Senta, lei... Quindi su questo lei il suo ricordo è certo che tra la strage di Via D'Amelio e fine agosto non ci siano stati altri incontri no. Con De Donno a cui ho assistito io, no, Presidente. Ma lei si era allontanato? Io ho detto che mi sono allontanato perché sono andato con degli amici miei, mi sono andato in barca anche un po'. In che periodo? Da fine luglio al subito dopo Ferragosto. Da fine luglio a fine Ferragosto lei non era lì e quindi... Mio padre è rimasto a Roma, delle attività si è potuto vedere Provenzano, si è potuto vedere Carabinieri, io non ho contezza. Vabbè, allora prego, riprendiamo. Lei nuovamente ha contezza in questo periodo... 20, 25, 26 agosto. Sì. Posso soltanto dire ovviamente che il fatto che mio padre voglia riprendere la discussione con i carabinieri, questo mi viene detto da mio padre perché ha motivo lui e gli è stato chiesto da altri soggetti di riprendere la discussione con i carabinieri, però non riesco a precisare esattamente da chi o come perché proprio non c'era. Ma lei sa in generale, anche per averne parlato successivamente, che suo padre aveva la possibilità o si è servito di altre persone oltre che lei per contattare De Donno, Mori, no, o viceversa, Mori e De Donno per contattare suo padre, no, si sono serviti di altri canali? So, non lo so. Non ne avete mai parlato? No, vabbè, prego. Era libero. E già i carabinieri erano stati, secondo il suo racconto, più volte a casa sì, vostra in via San Sebastiano. Non so se ci sono stati incontri non programmati, sapevano che mio padre era libero, stava sempre lì perché non usciva mai di casa, anzi agosto lui definiva Roma il periodo più bello della città perché non c'era traffico, si andava a fare le passeggiate, c'era la città, c'era il periodo più bello di Roma è agosto. Io, insomma, ma comunque, diversamente sono andato in vacanza. Senta, lei in quel momento, dopo anche questo incontro del 25-26 agosto, viene messo a conoscenza da suo padre di una qualche mutazione, di un qualche cambiamento di contenuto nel rapporto tra suo padre e i carabinieri rispetto a quello iniziale? Sì, cambia totalmente. Fondamentalmente, purtroppo, si ritorna a quella che era l'idea iniziale di mio padre. Per fermare le stragi dobbiamo prendere Rina. Bisogna fermare Rina. Per cui percepisco mio padre quello che è il malessere che dice al solito, come sempre, avevo ragione io, cioè, la storia mi sta insegnando, cioè, abbiamo visto cosa è successo, se fossimo partiti prima con questo intento, forse molte cose si sarebbero potute evitare. Per cui io, in quello che io poi definisco nella fase B della trattativa non c'è più la voglia di patteggiare, diciamo, proprio in cambio di un abbassamento della tensione, leggi o vantaggi ai favori, diciamo, dei carcerati o ora non mi ricordo i punti che erano stati discussi. Nella seconda fase proprio si accetta per quella che era la decisione iniziale di mio padre, per fermare le stragi bisogna levare di mezzo Rina. Suo padre esplicitò questo, intanto glielo esplicita in quella fase stessa, signor Massimo. Sì, sì. Suo padre esplicitò a lei, ma soprattutto esplicitò ai carabinieri come si poteva arrivare, attraverso chi, attraverso quali contatti, attraverso quali indicazioni si poteva arrivare alla cattura di Salvatore Rina? Presidente, mio padre, fin dalla prima visita dei carabinieri, sanno benissimo, perché vengono informati dallo stesso, che mio padre
ha un rapporto privilegiato e quasi unico col Provenzano, che non dialoga con Irina, mio padre, manifesta ai carabinieri la possibilità di poter convincere Rina Provenzano nel togliere di mezzo il Rina. Per cui è chiaro che i carabinieri sanno che da ora in poi si cambia passo, l'interlocutore non è più né Cinà né Rina, l'interlocutore diretto per mandare avanti questa fase della cattura di Rina è Bernardo Provenzano. Questo viene esplicitato da suo padre ai carabinieri? Certamente, certamente. In questa seconda fase, questa successiva alla strage di Via D'Amelio, per quello che lei ha saputo, si parla più, si parla mai di una possibile cattura di Provenzano o di una resa, di una consegna del latitante Provenzano? Presidente, sarebbe stato come dire no al proseguo di quello che sono stati gli incontri che poi sono avvenuti fino a dicembre e poi sono conclusi con la cattura di Rina. Ovviamente sanno che da quel momento in poi l'interlocutore è Provenzano e che mi devono mettere anche in condizioni a me di poterlo incontrare, magari perché mio padre dopo sia la strage di Falcone che la strage di Borsellino non è che aveva molta voglia di andare a Palermo, sia perché c'erano grandi disagi anche nel momento in cui mio padre aveva scelto per premura di prendere l'aereo, cosa che non faceva mai, c'era attese di un'ora e mezza in autostrada perché bisognava deviare Carini, per cui mi ricordo come sono stato usato io spesso per andare. Era chiaro che l'unica maniera, mio padre gli aveva spiegato, l'unico che ci può dare, consegnare come voleva mio padre, senza diciamo cose eclatanti, ecco, anzi ben organizzate, la testa di Rina era Bernardo Provenzano. Bisognava farlo con attenzione, bisognava convincerlo, bisognava cercare di fargli capire anche a tutti quelli che erano i suoi sodali, perché Rina era circondato da una famiglia proprio di legami parentali di gente che era molto violenta, per cui bisognava gestire il tutto con molta precisione e con molta attenzione. Ha dato una spiegazione, ma vorrei la risposta in termini secchi. Con un sì o con un no, gliela rifaccio la domanda. Scusi, io cerco di parlare al Presidente che non conosce gli atti. È implicita la risposta, però in quello che lei ha già detto. Dopo il 19 luglio i carabinieri chiesero mai di poter sfruttare suo padre per catturare Bernardo Provenzano? Assolutamente sì. Per catturare Bernardo Provenzano? Per catturare Rina. Ascolti la mia domanda. Scusi. La mia domanda è appunto, se catturare Rina ne stiamo parlando. Scusi. Suo padre quindi lei ha detto ai carabinieri, per catturare Rina io mi posso rivolgere a Provenzano, giusto? Dica al microfono, sì o no? No, di Provenzano non se ne doveva parlare, anzi doveva essere garantito una minima di copertura sia allo stesso Provenzano che a me per poter andare avanti, perché gli incontri per convincere Provenzano e nel modo operando, nel modus operandi dovevano avvenire nella massima sicurezza, per cui di catturare Provenzano dal 19 luglio in poi non se ne parla più completamente, rimane l'unica alternativa valida e utile per fermare le stragi, l'unico canale aperto che gli rimane a mio padre per mettere fine allo stragismo è Provenzano. Senta, e allora signor Ciancimino, ancora più chiaramente, lei non solo in questa udienza ma anche in questa udienza ha detto che in questa fase poi lei si è adoperato per tutta una serie di incontri suoi, signor Massimo Ciancimino, con Provenzano, in funzione di prendere appuntamenti con suo padre, di ricevere o consegnare documentazione scritta. Sì. In quel momento i carabinieri Mori e De Donno vennero messi a conoscenza che lei, Massimo Ciancimino, si incontrava periodicamente con Bernardo Provenzano? Assolutamente sì, ma ne parlai lo stesso io pure con De Donno. Io avevo paura, ovviamente, come avevo paura quando andavo da Cinà, avevo paura di questo. Non ho conoscenza chiara che bisognava intensificare i rapporti con Provenzano, diretti o non diretti, con mio padre, per poter diciamo, mettere in atto quello che era il loro programma, la cattura di Rina. Quindi questa non è soltanto una conoscenza del relato da parte di suo padre, lei ha parlato direttamente col capitano De Donno in che termini? Nel termine che io avevo paura sempre che nel momento in cui mio padre mi comunica che per motivi di tutto quello che è successo a Palermo, la strage di Capace, la strage di Borsellino, c'è una pressione da parte delle istituzioni e cose varie, mi dice anche, mi raccomando, massima tutela e tutto sono io anche che mi sincero con quello che è il mio amico Giuseppe che di fatto mi ha coinvolto in questa situazione che a un certo punto esplode e diventa veramente grande, per cui dico Giuseppe posso stare tranquillo, cioè io ho convinto mio padre. Non so dire, non posso dire di no a mio padre, perché mio padre non era un soggetto a cui potevi dire no. Ci ho provato tante volte, così è impossibile. Per cui non potevo dire no a mio padre, però di contro volevo il conforto almeno di un uomo, delle istituzioni. Ho detto non mi fate, cioè, che lo dovete prendere tramite me.
non deve essere catturato tra se seguite me e lo prendete. Cercate signor di... Signor Ciancimino, le ho chiesto una cosa diversa o comunque più specifica. Le ho chiesto, anzi lei ha già detto, che i carabinieri erano informati del fatto che lei incontrasse Provenzano. Sì. Abbiamo capito qual era il motivo. E io volevo capire, e specificato meglio, se questo è stato oggetto di interlocuzione tra lei e il capitano De Donno. Sì. Va bene. Più di una volta. Perfetto. Andiamo avanti. Senta, intanto mi risponda in maniera concisa, poi i particolari li affronteremo eventualmente, anzi sicuramente dopo. Per quello che lei seppe allora, ed eventualmente anche dopo, effettivamente Provenzano, anzi suo padre chiese a Provenzano notizie utili ad addivenire alla cattura di Riina? Sì. Poi andiamo molto più specificamente nel dettaglio. E mi dica una cosa, e anche qua poi mi dirà quando eventualmente lo ha saputo. Provenzano in quel momento era al corrente che suo padre Vito Ciancimino passava quelle notizie che riceveva dallo stesso Provenzano ai carabinieri per catturare Riina? Sì, assolutamente sì. Questo lei come fa ad affermarlo? Quando sa di questa consapevolezza, diciamo, che è anche di Provenzano, che le notizie che sta dando Vito Ciancimino vanno a finire ai carabinieri? Nel 2000, o sicuramente quando mio padre mi racconta appunto che tutta questa pianificazione è a conoscenza del Provenzano e dei carabinieri, per cui ne ho contezza, forse ne ho contezza anche allora quando per una battuta Provenzano mi diceva: guarda, apri gli occhi un po', stai attento di qua di là. Comunque ne ho contezza, sì, forse nell'immediato, in maniera vaga, nello specifico nel 2000. Però non mi ricordo, Presidente, perché c'era stato mi è venuto un flash, c'era stata una bisaglia di Provenzano che aveva mandato a dire a mio padre, e questo lo vengo a sapere allora, procuratore, posso fare questo inciso? Sì, sì, prego. Mi è venuto un flash, mi ricordo che uno nei tanti pizzini che avevo portato tra mio padre e il Provenzano per finalizzare questa operazione, mi ricordo che già mio padre nel leggerlo, fare le fotocopie e conservarle, tutto si faceva proprio riferimento all'affitto da parte dei carabinieri di un appartamento, non so dei carabinieri, forse dell'ordine, da parte di un appartamento di fronte a casa nostra in Via Sciuti. Qualcosa che ovviamente mi aveva creato anche un po' di attenzione, dico: ma come, questi lo sanno, ci sei? Poi mio padre mi disse di stare sereno, per cui sincerato dai carabinieri mi disse di... Perché mi ricordo che Provenzano mi disse: occhio sempre, quando... Sì. Credo che forse debba stare agli atti qualcosa di questo, procuratore. Senta, ma in questa fase suo padre chiese qualcosa ai carabinieri in cambio di questa opera che si proponeva di fare, cioè di fornire loro notizie utili alla cattura di Riina? Chiese delle garanzie su quello che Provenzano non venisse preso, e chiese una serie di vantaggi che dovevano anche riguardare la sua persona. E quali erano questi vantaggi che dovevano riguardare la sua persona? Esiti in quelli che erano i processi di misure di prevenzione, ora tutte non me le ricordo, procuratore, non ho... Se mi può aiutare lei, perché hai sicuramente i verbali, no? E proprio a proposito delle misure di prevenzione, in quel periodo lei sa se i carabinieri in qualche modo promisero di interessarsi? Sì, promisero della restituzione dei beni. Mi misi al corrente che già una strada mio padre l'aveva intrapresa attraverso la segnalazione che era venuta da parte, diciamo, dei uomini appartenenti a Cosa Nostra di prendere un determinato avvocato che ci avrebbe portato alla nomina di un soggetto che sarebbe stato molto influente con l'allora presidente delle misure di prevenzione, credo presidente Tessitore. A tal proposito mi ricordo che mio padre aveva nominato l'avvocato Noto Sardegna, e come perito venne nominato da parte del tribunale nella valutazione e nella ricostruzione patrimoniale della liceità del patrimonio di Ciancimino il professore Di Miceli. Questo professore perito ovviamente nominato dal tribunale, con il quale mio padre collaborava e anche dava d'azione di denaro alla creazione di questo, diciamo, lo chiamavano di questo pupo, dovevano creare tutto questo supporto a garanzia non solo dei 7 miliardi che erano stati sequestrati in Italia, perché erano stati bloccati circa 7 miliardi dal dottor Falcone, ma pure di tutti quelli che erano stati, diciamo,
allontanati in tempo ed erano sfuggiti anche a una rogatoria internazionale disposta dal dottor Falcone nei confronti delle autorità svizzere. Per cui lo si voleva dare diciamo, una copertura. Di questo fu informato i carabinieri. Mi ricordo che fece uscire un articolo su Panorama pure. Mi ricordo che mi chiamò De Donno al telefono e mi dice vai a comprare Panorama, vallo a leggere. E mi ricordo come nello stesso giornale c'era scritto i beni di Ciancimino riconosciuti illeciti da una perizia. Addirittura dimostrano come una cosa che ovviamente a mio padre fece piacere. Ricorda in che periodo De Donno le disse di... Comunque lei evidenziò questo articolo di Panorama? Siamo intorno a novembre, ottobre, stavamo finalizzando quella che era la, diciamo, tutta l'operazione per prendere Provenzano. Per prendere? Per prendere Rina, mi scusi Presidente, mi scusi Procuratore. Senta, io non ho capito bene qual è il nesso, se c'è, per quello che le dicono i carabinieri, tra la nomina di questo perito di Miceli e l'attività dei carabinieri. Perché mi dicono essere uomo vicino alle istituzioni anche per altre situazioni, mi dicono appartenere, diciamo, essere un personaggio a loro noto e di loro conoscenza che avrebbe saputo fare il suo lavoro con cui loro stessi potevano dialogare. E invece non ho capito, all'inizio lei ha fatto riferimento anche alla nomina di un avvocato. Noto Sardegna, che era incaricato di svolgere, quando viene nominato un perito, cioè il perito d'ufficio che era il professor Di Micheli, che di fatto era come fosse un perito di parte, e il perito nostro, che era il professor Noto Sardegna, insieme a Di Micheli lavoravano nella costruzione di questo... I carabinieri ebbero un qualche ruolo nella scelta di Noto Sardegna, l'avvocato Noto Sardegna? Sì, gli fu indicato il professor Noto Sardegna. Senta, in che modo, lei ha già detto poc'anzi, rispondendo alla mia domanda, io le avevo chiesto una risposta secca, se effettivamente suo padre si attivò con Provenzano per acquisire notizie per la cattura di Rina. Allora sì. Le chiedo, questo è avvenuto in occasione di un solo incontro, di più incontri, e in che periodo avviene? In più incontri, dal settembre fino al momento in cui io ricevo la telefonata dal carcere dove mio padre è stato, diciamo, rimesso su disposizione della Corte d'Appello di Palermo il 19 dicembre, ricevo la telefonata, eravamo appena stati a Palermo insieme, erano tornati a Palermo il 16 o 17 dicembre, mio padre poi era tornato a Roma per farmi viaggiare, non viaggiare con queste carte che indicavano l'esatta ubicazione del covo di Provenzano, tutte le utenze del covo di Rina, mi scusi, oggi non sono lucidissimo, del covo di Rina e con tutte le utenze telefoniche riferibili a lui. Io ricevo questa telefonata dal telefono di De Donno, mio padre si trova a Rebibbia, perché già De Donno mi aveva chiesto di dover consegnare queste cose, io ho detto senza autorizzazione di mio padre, poi è stato arrestato. Ora ci andiamo, arriviamo al 19 dicembre dopo aver fatto le altre... Se ci può arrivare dopo una pausa pure, se è possibile. Se ne ha bisogno, allora sì. Vogliamo sospendere l'udienza adesso, sospendiamo allora l'udienza per un quarto d'ora per consentire Grazie. All'imputato di riorganizzarsi. Va bene, l'udienza è sospesa.